Allora, oggi iniziamo, nel senso che la terminiamo domani, un'esercitazione di ripasso, approfondimento, messa a punto, no, delle cose che abbiamo di fatto visto finora tutte. Un'esercitazione molto simile nella filosofia, ma un po' più complessa come architettura, a quelle che avete visto l'ultima sessione di laboratorio, questa settimana anche, quindi cerchiamo di consolidare il punto in cui siamo arrivati, interfaccia utente, database e organizzazione del codice. Perché poi cominceremo, diciamo così, a entrare più nel vivo nella parte di algoritmi. Già oggi cominceremo a parlare un pochino di ricorsione, ma sarà poi l'argomento, diciamo così, principale della settimana prossima. Quindi oggi cerchiamo di approfittarne per fare un esercizio insieme, con calma. Fate tutte le domande, i dubbi che avete, che volete fare, così cerchiamo di impostare il lavoro in modo che almeno questa parte qui, diciamo così, sia abbastanza consolidata. Allora, io vi ho preparato un esercizio da fare in tre punti sulla base di un dataset diverso, un pochino più articolato di quello che, con cui avevamo lavorato la settimana scorsa e in particolare è un piccolo database che contiene informazioni sugli studenti iscritti ad alcuni corsi del Politecnico. Ne ho presi alcuni a campione, tra l'altro può sembrare strano, ma questi sono dati pubblici, nel senso che se voi andate sul sito del Politecnico riuscite a scaricare queste informazioni qua senza che vi chieda nessuna password da nessuna parte. Quindi l'elenco degli iscritti ai corsi, in cui per ciascun corso c'è l'elenco, nome e cognome di tutti gli studenti iscritti, è un'informazione che viene, non so se volutamente o no, ma viene rilasciata pubblicamente. Quindi qua non stiamo riciclando informazioni riservate in nessun modo. Allora, il database con cui abbiamo a che fare è un tipico database che è figlio di una relazione molti a molti, in cui abbiamo un'entità, parliamo la lingua del database, che è il corso, che ne esiste un certo numero. Abbiamo un'altra entità che è lo studente e poi c'è una relazione di iscrizione che diciamo così, mette in relazione lo studente col corso, appunto in moda, con molteplicità molti a molti, per cui uno studente può essere iscritto a molti corsi e ogni corso è frequentato da molti studenti iscritti. E come sapete benissimo, le relazioni molti a molti tra entità si materializzano a livello di progetto della base dati relazionali in una tabella di chiavi esterne, essenzialmente, no? Che è la tabella che materializza la relazione molti a molti. Se la relazione fosse una relazione uno a molti, c'è una chiave esterna in una tabella, quella lato molti, che punta all'uno, no? Quindi non servono tabelle aggiuntive. Mentre invece le relazioni molti a molti, e delle relazioni molti a molti, è necessario appunto materializzare questa relazione in una tabella separata. Quindi questo è lo schema delle tabelle con cui avremo a che fare. Io avevo già caricato, per risparmiare un pochino di tempo, tanto l'ho perso perché non mi andava il wifi, ho già cominciato a caricare sul nostro database, un database che si chiama iscritti al corso. Come vedete c'è una tabella corso che ha quattro colonne, codice di insegnamento, che è una stringa, il numero di crediti in intero, il nome del corso, di nuovo una stringa, e il periodo didattico, che può essere uno o due, primo o secondo periodo didattico, semestre, detto volgarmente. E qui ci sono alcuni esempi. Io il lavoro che avevo fatto era di prendere i corsi di laurea, i corsi della laurea magistrale in ingegneria gestionale, così cominciate a conoscere i nomi di ciò che vi aspetta l'anno prossimo. Quindi ho caricato forse tutti, o quasi, i corsi che erano definiti sulla laurea magistrale e gestionale. Sono solamente questi 14 corsi. Poi c'è una tabella studente, che è fatta così, matricola, numero intero, cognome e nome, corso di studi. Sono le stringhe che mi saltano fuori, sono informazioni che mi saltano fuori dalle tabelle degli iscritti, essenzialmente. E qui c'è 650 o più studenti che di fatto, quando ho creato questo database, è l'unione di tutti gli studenti che sono iscritti ad almeno uno di quei corsi
di prima. Non sono tutti gli studenti del Politecnico, se no ne avremmo 20.000, non 600, attualmente iscritti. E poi c'è la relazione di iscrizione, che è molto semplice, una tabella con due chiavi, due campi, entrambi una chiave esterna, matricola che fa riferimento alla tabella studente e codice insegnamento che fa riferimento alla tabella corso. No? Queste sono chiavi esterne, adesso Heidi lo fa vedere in questo modo, dice c'è una chiave esterna che mette in relazione la colonna codice insegnamento di questa tabella con la tabella colonna codice insegnamento della tabella corso. Quindi dice attenzione che il valore che c'è qui, chiave esterna, deve essere uno dei valori di quella colonna di quell'altra tabella. Ok? Vincolo relazionale. E idem per la matricola, una chiave esterna, una dichiarazione di chiave esterna che dice che la colonna matricola, qua, è una chiave esterna verso la colonna di ugual nome matricola della tabella studente. Poi SQL, qui siamo a livello database, ci può permettere di dire quanto fortemente vogliamo diciamo così, mantenere questo vincolo referenziale che è dichiarato dalla chiave esterna. Cosa succede? Che se io cercassi di inserire in questa tabella un codice di un corso che non esiste, oppure uno studente la cui matricola non esiste, questo violerebbe il vincolo di integrità referenziale. Non è più vero che il valore di quella colonna è uno dei valori di quell'altra colonna di quell'altra tabella. Allora, in SQL possiamo dire, di fatto qua abbiamo quattro opzioni, tipo se io, la più semplice è restrict, se io cerco di manipolare questa tabella in modo da violare il vincolo di chiave esterna, questa o l'altra tabella anche, se io cercassi di cancellare un corso, quando c'è almeno uno studente che ha la relazione di iscrizione con quel corso lì, non si violerebbe il vincolo. Allora, con restrict mi sta dicendo che qualunque operazione che io tenti di fare sul database che violi questa integrità referenziale viene bloccata. Cioè il database dà errore, si rifiuta di farla. No, restringe le operazioni che tenterebbero di violare questo vincolo. È la più conservativa. Cascade è la più distruttiva. Dice, ma se io cancello un corso che violerebbe l'integrità referenziale, allora a cascata vai a cancellare anche tutte le iscrizioni degli studenti che attualmente erano iscritti al corso. Se io inserisco un nuovo studente su un codice del corso che non esiste, allora a cascata crea il corso corrispondente, ovviamente con dei valori di default, e così via. Può essere un po' pericoloso. Set null vuol dire che i campi di riferimento li metti a null se non c'è più la tabella corrispondente. No action vuol dire fregatene, non far nulla, ovviamente permettendo che questo vincolo venga violato. Ma noi rimaniamo sul restrictor, solo per spiegare un po' meglio questo concetto di chiave esterna. Questa tabella ovviamente come è composta? Beh, queste due colonne sono una matricola, l'altra codice insegnamento, dove ci sono, in questo caso ordinata per codice, quindi tutti i codici uno in fila all'altro con le matricole a fianco, poi cambia il codice e vediamo le altre matricole, alcune delle quali ovviamente saranno ripetute, saranno le stesse di prima. Quindi né la matricola né il codice insegnamento sono un campo univoco di questa tabella, ma la combinazione dei due sì. È possibile che la stessa matricola compaia più volte? Beh certo, perché lo stesso studente è iscritto a più corsi. È possibile che lo stesso corso compaia più volte perché contiene più studenti, ma la combinazione studente e corso non può mai essere ripetuta. E questo è il terzo vincolo che dice che questa, la coppia matricola e codice di insegnamento, vedete la chiavetta gialla, la coppia dei due, non ciascuno dei due, è una chiave primaria. Infatti la chiave primaria è composta dalla coppia di colonne matricole e codice di insegnamento. Ma questo lo sappiamo già dalle basi di dati, era solo per conoscere un po' i dati con cui abbiamo a che fare. Allora, questa è la nostra base di dati, piccolina, no? 600 studenti, 18 corsi, ma ragionamenti che facciamo su questa base di dati piccolina,
li potremmo fare anche, o anzi noi immaginiamoci di avere l'intero Politecnico sotto mano, quindi parliamo di 20.000 studenti iscritti e più di 100.000 storici complessivamente e un portafoglio di qualche centinaio di corsi. Tra l'altro, se pensiamo al caso reale, qui manca un'informazione che è quella dell'anno, perché la relazione tra studente e corso cambia ogni anno. Cioè, quest'anno avete dei corsi a cui siete iscritti, l'anno prossimo ne avrete degli altri. Questo fa la fotografia a un anno solo, ma non permette di tenere presente anche lo storico. Quindi questa tabella qua dovrebbe avere un campo in più. Va bene, ma cosa ci facciamo? Cosa ci vogliamo fare? Allora, qui ho pensato tre esercizi di difficoltà crescente, ovviamente, da fare insieme a voi. Il primo, l'utente dovrà inserire il codice di un corso attraverso una casella di testo e il programma dovrà mostrare l'elenco di tutti gli studenti iscritti a tale corso. Facile, è molto simile a quello che abbiamo già fatto. C'è un pochino di differenza perché non abbiamo una tabella sola, abbiamo tre tabelle e quindi no, un pochino si articola, non è che si complichi. Allora io ho riassunto qua sotto la possibile interfaccia, iscritti ai corsi, inserisco il codice, schiaccio cerca e lui mi dirà l'elenco alfabetico, l'ho fatto venire, degli studenti iscritti a quel corso. In realtà nell'esempio qui ho anche fatto vedere che prima avevo tentato di inserire un codice non esistente e lui anziché piantarsi e prendere fuoco ha scritto, ha intercettato l'errore, mi dice attenzione il codice tal dei tali non è valido. Questo è punto 1. Allora partiamo da zero. O se qualcuno ieri sera ha visto che l'avevo già caricato e stanotte l'ha fatto. No, peccato. Allora lo faccio io. Allora, partendo da zero, nel senso che dobbiamo immaginarci, vabbè, quella semplice interfaccia e quali sono le classi, no, che ci servono per realizzarla. Qui, scusatemi. Non vale barare. Creiamo un progetto nuovo. Progetto JavaFX. E lo possiamo chiamare, questo qua come si chiama questo esercizio che non me gli ho dato? Non gli ho dato un nome. Chiamiamo studenti iscritti. Ho iscritti esercizio 1. Quindi andiamo avanti, creiamo il tipo lito tecniche di programmazione iscritti e ci facciamo creare un fxml iniziale che chiamiamo iscritti. Diamo i nomi alle cose, ai package, all'fxml, alla classe, al controller. Quando prendete un gattino in casa, non lo chiamate coso o gatto, gli date un nome. Ok? Ci vuole un minuto per farlo, quando lo crei, ma ricordati che poi il nome ti ricorda che cos'è e che cosa serve. Quindi la stessa cosa per Java. Allora, da dove partiamo? Beh, possiamo partire dai due lati estremi. Un lato è l'interfaccia utente, facile, possiamo partire da lì perché è più facile se vogliamo. L'altro lato è l'aggancio col database. In mezzo ci sta la logica di funzionamento. Allora, l'interfaccia utente significa andare un attimo a personalizzare questo file iscritti.fxml e renderlo simile all'esempio, cioè di fatto mettere dentro una casella di testo per ricercare, un bottone di ricerca e un'area di testo per visualizzare il risultato. E poi noi siamo abituati a mettere anche un'etichetta come titolo.
Quindi abbiamo un label in alto, la chiamiamo ricerca studenti iscritti, e poi avremo la parte centrale, organizziamo, io la organizzo a scatole perché mi piace, VBox, che è composta nella parte alta da un box orizzontale che contiene nell'ordine, sto andando a memoria su questa figura qua che abbiamo visto insieme, quindi ho il titolo, ce l'ho là sopra, poi ho due blocchi orientati in verticale, il primo ha tre pezzettini orientati in orizzontale, l'etichetta, il testo, il bottone. Quindi abbiamo nell'Hbox, ci mettiamo prima di tutto una label, poi ci mettiamo un text field e poi ci mettiamo un button. E invece nella parte sottostante ci mettiamo, nel VBox, ci mettiamo un'area di testo sotto. Adesso ovviamente sembra bruttissima perché bisogna un attimo ritoccare le dimensioni, e la cosa che io nella maggior parte dei casi suggerirei è di lasciare ogni dimensione a determinarsi automaticamente. Quindi lo use computed size di fatto determina le dimensioni di ogni elemento sulla base di ciò che esso contiene. Una cosa di questo genere. Poi conviene dare un po' di margini, magari, se vogliamo un attimo, per cui noi abbiamo il border pane, a cui magari dare... Ho visto che voi avete cominciato a fare un po' di CSS, no? Di fogli di stile. Li possiamo usare anche qui, quindi i concetti, adesso probabilmente non siete ancora arrivati al box model, alla parte del layout, però i concetti di padding e di margin sono gli stessi che trovate di là in HTML con CSS, esattamente la stessa cosa. Il padding è una sorta di margine interno e il margin invece è il margine esterno di ogni elemento. Quindi se vogliamo dare un minimo di aria a questa finestra in modo che non tocchi proprio i bordi, possiamo dare al border pane un padding, quindi un po' di cornice interna, e invece potremmo dare alla mia ad esempio al VBox possiamo dare un po' di spazio, allo spacing e allo spazio tra un elemento e quello successivo, anche l'Hbox possiamo dare un po' di spazio, giusto per dare un pochino più d'aria, altrimenti soffoca questa cosa. E possiamo dire che il VBox a sua volta può anche avere un margine in alto, un pochino più alto, che lo separa dal titolo. Qua è un pochino più, non bello, ma comprensibile. Diamo dei nomi anche agli oggetti, perlomeno delle etichette visibili, codice corso, poi il button lo chiamiamo cerca, visto che avete fatto i fogli di stile, questa volta proviamo a rendere più grande e colorato di rosso questo titolo usando i fogli di stile, non andando a modificare i parametri a mano. Così vediamo come si fa. Allora, per farlo si può fare... Allora, nel progetto costruito vedete che ha già creato un file CSS associato al progetto che è vuoto. In Eclipse voi lo potete... OpenWid... aprire o con l'editor CSS di default, che è impostato sui CSS per l'HTML, quindi conosce i nomi degli elementi dell'HTML, oppure EFX Clips ha una sua variante del CSS editor, che si chiama EFX Clips CSS Editor, che capisce,
JavaFX, perché il CSS, la sintassi e la struttura è la stessa, ma c'è qualche piccola variazione. In particolare i nomi delle proprietà sono tutte diverse. I selettori sono praticamente uguali come filosofia, al CSS è uno standard, ma i nomi delle proprietà sono diversi. Quindi non avrete un font weight, ma avrete una proprietà che si chiama trattino fx trattino font weight o qualcosa di questo genere. Sono nomi di proprietà leggermente diversi dal CSS standard. Ma la sintassi è la stessa. Quindi noi potremmo dire, questa etichetta qui la vogliamo formattare come un titolo, quindi le diamo una classe, o un ID. Queste cose qua finalmente le capiamo. L'ID è l'identificatore univoco dell'elemento in CSS, che è quello che nel CSS vi fareste riferimento col cancelletto. Mentre invece la classe, style class qua sotto, è il nome di una classe in cui nel CSS fate riferimento con un punto. Ogni elemento può avere sia un ID che una classe, l'ID è univoco, qui stiamo parlando di CSS, non dell'ID JavaFX. La classe può essere invece comune a più elementi, se e quando vogliamo applicare lo stesso stile a molti elementi diversi nella pagina, li attribuiamo tutti alla stessa classe e diamo uno stile alla classe. Quindi io qua darei uno stile che possiamo chiamare titolo e lo sto applicando solamente qua, alla mia label. A questo punto nel CSS devo definire che cos'è il titolo. Lo posso fare andando di qua nell'editor, l'unico problema è che lo SimBuilder non lo sa, perché non sa qual è il file CSS, non me lo fa vedere, perché non sa qual è il file CSS associato. Allora devo semplicemente dirglielo. Prendo l'elemento più in alto e aggancio il foglio di stile, questo qui. Come si chiama? Scritto esercizio 1? Sì, quello giusto. Quindi, che cosa ho fatto? Ho detto, sul border pane, guarda, questo fxml viene vestito, colorato, stilizzato da questo file application.css. E così lo SimBuilder lo sa e mi fa vedere in tempo reale gli effetti degli stili che applico. Non applico stili a mano direttamente, perché sarebbe come applicare uno stile inline sul singolo elemento, ma vado sul CSS. Quindi dico, questo qua si chiamava, questo titolo, a questo titolo ho dato una classe titolo, e quindi punto titolo è il selettore che mi rappresenta la classe di tutti gli elementi, l'insieme di tutti gli elementi che hanno come classe titolo. E a questi qua darò, voglio dare il colore, ad esempio, quindi un fx trattino, iniziano tutti con fx le proprietà, con contro spazio mi dà l'elenco, e tipicamente questo è un text color, se non sbaglio. Con text fill. Aspetta, ecco, lo troviamo. Text fill. Paint used to fill the text. Se cercate su internet JavaFX CSS, trovate un documento che vi descrive tutte le proprietà che vi servono, che sono diverse da quelle di CSS standard. E quindi noi lo vogliamo rosso, ad esempio. Quindi c'è una serie di nomi già predefiniti. Possiamo prendere red, altrimenti potremmo prendere, punto virgola, altrimenti avremmo potuto scegliere la componente RGB del colore. Quindi se io salvo questo e torno sul SimBuilder, vedo che magicamente CSS è stato applicato. Devo anche ancora dimensionare, renderlo più grande, quindi modificare la dimensione, quindi è un font size, se non sbaglio, e lo facciamo da 18. Vabbè, potrebbe anche essere più grande, va bene. Quindi non stiamo a modificare qua dentro, perché sennò poi rimaniamo sempre a livello di flessibilità maggiore se separiamo lo stile dalla struttura. Quindi tutto ciò che state imparando sui CSS lo potete applicare tranquillamente anche in interfacce fatte in JavaFX. Ok, adesso dobbiamo però pensare al comportamento di questo oggetto. Diamo dei nomi agli elementi attivi,
che vogliamo che siano visibili dal resto dell'applicazione, e quindi diamo un ID a questo, chiamiamolo text corso, il bottone cerca, facciamo button cerca, e io non ho molta fantasia, tendo a chiamare le stesse cose nello stesso modo. TXT result, lo chiamiamo, e poi al bottone cerca dobbiamo associare un'azione che è docer. Questo è ciò che ci serve a livello di interfaccia. Fatto questo, siamo pronti per generare il controller. Ce lo facciamo generare dallo Sim Builder, copia, e andiamo a riempire questa classe vuota che ci ha creato la generazione del progetto con questo controller. Quindi, finora abbiamo fatto un progetto, proviamo a farlo funzionare. Java application, iscritti, non altre cose, parte, ovviamente non fa nulla. Ah, ho dimenticato di rendere non editabile questa, e poi di ridimensionare la finestra facendo dimensionare a lui, quindi nel main devo andare a togliere sto 400 maledetto, che mi rompe le scatole ogni volta, e poi qua voglio rendere la text area non editabile. Quindi salvo. Ecco, ricordiamoci che trucchetto, se noi teniamo aperto l'FXML anche in Eclipse, anche se non lo andiamo a editare direttamente, Eclipse si accorge più facilmente se lo salviamo dall'altra parte. Altrimenti a volte salviamo il Sim Builder, torniamo in Eclipse e eseguiamo il programma, dice ma non è cambiato nulla, perché lui nel frattempo non se ne accorge. Non si è accorto ancora che è cambiato. Se lo teniamo aperto lui se ne accorge in tempo reale. Ok? Siete d'accordo fin qua? Ok, gira, non fa niente, ma gira. Adesso ci dimentichiamo per un po' dell'interfaccia, perché prima di fargli fare qualcosa avremo bisogno di dati su cui questo deve lavorare. Allora, partiamo dal lato opposto, i dati. Allora, i dati, innanzitutto devo avere una rappresentazione a oggetti in Java delle informazioni che sono nel database. Non possiamo andare avanti con una manciata di stringhe e di interi in ordine sparso. Visto che il database è stato fatto con un certo modello concettuale in mente e poi è stato mappato sulle tabelle SQL, la stessa operazione la facciamo in Java. Prendiamo il modello concettuale dei dati, delle informazioni, e lo mappiamo sulle classi Java. E quindi io mi creo una serie di bin, e per renderlo più esplicito innanzitutto a me stesso, li metto in un package separato, quindi non insieme al main ma a parte, perché potrebbe anche essere più di uno, che sono dei semplici oggetti Java che rappresentano i dati, i valori, le informazioni sulle entità di base presenti nel sistema. Quindi questo package.bin avrà che cosa? Avrà una classe per rappresentare i studenti e una per rappresentare i corsi, come minimo. Poi se ci serviranno altre, li creerei. Quindi, io cerco qua di rendere le classi il più possibile aderenti a quella che è la dichiarazione del database. In questo caso sono partito dal database. Se fossi partito dalle classi e avessi dovuto creare il database dopo, avrei fatto l'operazione inversa. Ma ogni volta che una cosa nel DB si chiama in un modo e in Java si chiama in modo diverso, è lavoro in più che dobbiamo fare noi e rischio di errore in più che ci accogliamo. L'operazione che sto facendo, che facciamo noi a mano, ha un nome, si chiama ORM, Object Relational Mapping, cioè crea una mapping, una corrispondenza tra il mondo object oriented, sottinteso, e il mondo relational, cioè quello dei database.
Adesso noi lo facciamo a mano per le nostre esigenze di questo corso. Sappiate che esistono poi dei framework, delle librerie che ve lo fanno in automatico. In qualche modo vi generano a manetta delle classi a partire, già in database loro ti generano 20 classi o 30 o 100 che mappano quel database. Noi per capirlo ce lo facciamo. Anche perché usare quei framework richiede un certo pelo molto maggiore che non farselo male. Allora, dicevo, partiamo, io ho aperto studente casualmente nel database e quindi creo una prima classe che si chiama studente. Singolare. La classe studente rappresenta, immaginiamocela così, un'istanza di questa classe rappresenta una riga della tabella studente. La classe studente rappresenta lo schema della tabella studente, cioè la dichiarazione di quali colonne contiene. Questo è il mapping che abbiamo. Studente, tabella, classe studente. Colonne della tabella, proprietà della classe. Righe della tabella, istanze della classe, cioè oggetti. Ok? Non è una legge, ma conviene far così. Private, dunque, int, matricola. Private, cosa c'ho? String, cognome. Private, string, nome. Private, string, corso di studio. Non richiede intelligenza questo passaggio, solo precisione. Quindi, un'istanza di questa classe è nata per poter contenere esattamente i dati contenuti in una riga della tabella studente. E beh, poi per essere una classe ovviamente non basta che abbia delle proprietà private, ma deve anche avere dei metodi. Il costruttore, il getter e il setter, poi stable equals. Se dovrò in un certo momento mettere questi elementi in una collection ordinata in qualche modo, o verificare se i due studenti sono in realtà lo stesso, devo definire il criterio di uguaglianza. Dici sì, l'uguaglianza è la stessa matricola, ok, insegniamoglielo in modo che possiamo confrontare direttamente gli oggetti, questi, soprattutto le collection le possono fare. Ma sono tutti metodi che si generano da soli, nel senso che Eclipse è capace a farli. Prima di tutto genera un costruttore, che costruisce un nuovo oggetto partendo da tutti e quattro i campi. Vai. Poi Eclipse non mi lascia mai la riga vuota e io la metto. Poi ho bisogno di getter e setter per i vari campi, a meno che per qualche motivo alcuni dei campi li vogliamo rendere ridondi e quindi non scrivibili, dopo la costruzione dell'oggetto tenderemo a fare getter e setter sempre per tutti i campi. Quindi menu source, generate getter e setter, tutti e quattro i campi e per ciascuno sia il get che il set. Ti piace? Ok. Quindi questa classe studente sta cominciando a popolarsi da sola. Guarda quanti bei metodi abbiamo fatto a costo zero. E poi definiamo il criterio di uguaglianza tra oggetti di questo tipo. Quindi sempre da Eclipse ci facciamo generare hashCode equals. Sono come Gianni e Pinotto, nel senso che vanno sempre insieme. Quando definisci equals devi definire hashCode, quando definisci hashCode devi definire equals. Adesso qua la scelta non è automatica, nel senso che dobbiamo chiederci qual è il criterio di uguaglianza tra due oggetti di tipo studente. Allora, il tipo che mi viene presentato in questa finestra è: due oggetti sono uguali se sono uguali a loro volta tutti e quattro i loro campi. Che però non è, no? È sicuramente vero, ma non è una condizione necessaria. Io magari uno studente potrei anche non sapere tutti i campi. In realtà l'unico campo che veramente identifica lo studente è la matricola.
al punto tale che nel database la chiave primaria della tabella è la propria matricola. Quindi la chiave primaria del database mi dice questo è un campo univoco e conoscere quel campo è tutto ciò che è sufficiente, ma anche necessario, per conoscere lo studente. Di quale studente stiamo parlando? Allora, questa stessa visione in cui lo studente è identificato attraverso la matricola, non attraverso tutti i suoi campi, la data di nascita, la città di residenza, eccetera, informazioni che potrebbero esserci qua, anche se non abbiamo, è identificato dalla matricola. E facciamo la stessa cosa in Java. Facciamo in modo che i due studenti siano identificati, cioè siano trattati come identici, se e solo se hanno la stessa matricola. Per spiegarglielo, alle collection e in generale ai metodi di Java, basta creare un metodo equals che, fatti i controlli di rito, alla fine dice che i due studenti sono uguali, sono diversi se hanno la matricola, se la matricola dell'uno è diversa dalla matricola dell'altro. Se invece le matricole sono uguali, i due oggetti li consideriamo uguali. E il metodo hashCode calcola un codice di hash basato usando solamente il valore corrente del campo matricola, ignorando tranquillamente gli altri campi. Quindi abbiamo cercato di mappare nel mondo Java ciò che era l'informazione del mondo SQL. Ok? Però è un'operazione, dicevamo, a costo abbastanza zero. Rifacciamolo con l'altra classe, che è la classe corso. Ormai presa la mano, veramente si fa in due minuti. Devo solo ricordarmi codings, crediti, nome, PD. Stringa intero, ok. Private, stringa, avessi un monitor più grande è ancora più facile. Codice di insegnamento, private, int, cos'era? Crediti, niente, non ho più la memoria di 30 secondi. String, nome, private, int, PD, periodo didattico. Giusto? Erano 4. Coding, crediti, nome, PD, stringa intero. Coding, crediti, nome, PD, ok. E poi stessa solfa, costruttore. Conoscendo tutti i campi, poi ci mettiamo i getter e i setter, tutti, e poi ci mettiamo l'equals e l'hashcode. Su quale campo o insieme di campi dobbiamo definire l'identità di due corsi? Sul codice di insegnamento. Perché? Perché sì. Ma soprattutto perché il database identifica proprio il codice di insegnamento come chiave primaria. Quindi ciò che abbiamo adesso è la possibilità di parlare in Java degli oggetti che sono nel database. Adesso dobbiamo fare qualche cosa. Arriva il momento in cui dobbiamo fare le query, interfacciarsi col database. Questi oggetti ci servivano perché per interfacciarsi col database dobbiamo passarci avanti e indietro questi oggetti che nel pattern DAO si chiamano transfer object, sono oggetti che viaggiano avanti e indietro tra la parte applicativa e la parte JDBC. Allora, per far questo, di nuovo, per tenere le cose ordinate, mi faccio un altro package che chiamo DB, dentro il quale ci vado a mettere tutte le cose che mi servono per agganciarmi in database. La regola che cerco sempre di seguire, anzi devo seguire, è che i bin, quindi gli oggetti che sono dentro il bin, non importano niente. Non vedete mai qua dentro un import. Cioè non hanno bisogno di conoscere altre classi che non siano se stesse.
Non importano il controller, non importano il DAO, non importano JDBC. Vabbè, sì, potrebbero importare ArrayList o cose, classi di utilità di base del linguaggio. Però i bin sono le classi più di basso livello, che non hanno bisogno di conoscere null'altro dell'applicazione dentro la quale vivono. Con la finestra verso, non il database, ma i dati, verso il concetto dei dati che il database memorizza. La parte di B invece è quella più sporca, che tocca il database e ovviamente astrae dal database verso gli oggetti di tipo B. Allora, noi abbiamo imparato a chiamare una classe che serve per accedere ai dati, una classe che chiamiamo DAO. DAO, ricordiamo, stava per Data Access Object. In questo caso la possiamo chiamare... Possiamo immaginare due modi di realizzare questa cosa. O possiamo creare due classi, che possiamo chiamare una corso DAO e l'altra studente DAO. E la corso DAO avrà dei metodi per creare, cancellare, eliminare un corso. E lo studente DAO avrà i dati per ricercare, eliminare, trovare, eccetera, un studente. E questo ha senso, no? Se i metodi che dobbiamo implementare sono tanti, oppure possiamo metterle insieme in una sola, se vogliamo. Possiamo fare una iscritti DAO e mettere dentro questi iscritti DAO sia i metodi per gli studenti, sia i metodi per il corso. È una scelta nostra, non c'è una legge o una regola. È chiaro che avere una classe con 100 metodi non è bello. Avere tre classi con un metodo ciascuna, neanche, no? Quindi è un po' un bilanciamento sul tipo di quanto vogliamo, diciamo così, che sia estesa questa classe, quanto ci serve che sia estesa. Possiamo partire in un modo e poi separarla, naturalmente, no? Se vediamo che diventa troppo grande, la separiamo in due. Quindi in questo caso io opterei per una classe, DAO, per una classe sola, che contiene dentro i metodi che ci serviranno. Allora, che metodi ci servono? A questo punto chiediamolo al controller. Controller, di che cosa ha bisogno di sapere? Beh, innanzitutto ha bisogno di sapere, dato un codice di un corso, se quel codice è giusto, è corretto o è sbagliato. Informazione che il controller non sa, ma che io devo fornire. La seconda informazione è sapere, dato il codice di un corso valido, qual è l'elenco degli studenti attualmente iscritti a quel corso. Giusto? Non possiamo dire, o fondere i due metodi dicendo, vabbè, io ti passo il codice di un corso, se poi il codice non è valido ritorni in null, o ritorni in una lista vuota, altrimenti ritorni alla lista degli studenti. Perché si rischierebbe abbastanza di confondere quello che è un corso con 0 studenti rispetto a un codice errato, che sono due cose diverse. Un corso non ha iscritti, perché il prof promuove tutti. E quindi teniamo separate le operazioni. Quindi le operazioni che mi sembra, di cui il controller abbia bisogno, le traiamo da questo esempio qui, dal testo, da questo esempio. Cioè, codice non valido, ma come fa il controller a sapere se un codice è valido o no? Lo chiede al DAO. E l'elenco, come fa il controller ad avere l'elenco? Lo chiede al DAO. Quindi, io avrò, immaginavo un metodo public boolean, vero o falso, il codice è valido o no? Check codings. Vi piace? A cui il controller può passare un codice e lui dice sì, no, il codice è valido e non è valido. Come fa il DAO a saperlo? Beh, chiederà al database. L'altro metodo è quello
vero, in cui sempre a fronte di un codice restituisco l'elenco degli studenti. Occhio, non restituisco un elenco di stringhe fatte così, solo da prendere e stampare. Il lavoro di formattazione grafica, diciamo, se lo fa il controller. In realtà dovrebbe farlo la vista, ma per ora è solo un campo di testo, quindi non ha intelligenza sufficiente per farselo da solo. Restituisce le informazioni che servono nel modo più puro possibile. Cioè, in questo caso, una collection di oggetti studente. Poi trasformare questi oggetti studente in stringhe per poterle aggiungere in quella casella di testo, se lo fa il controller. Il DAO deve fornire i metodi di accesso ai dati, lavorando, se possibile, con i bin, esclusivamente con i bin, il più possibile con i bin, cioè quindi con la rappresentazione astratta dei dati, e senza pretendere di sapere, o senza pretendere che gli interessi, che cosa se ne farà il controller di quelle informazioni, né pretendere di conoscere perché il controller gli ha chiesto quella cosa. Tu hai dei metodi di servizio, chiunque li può chiamare. Ok? Possiamo pensare di domani di togliere via tutto il controller, tutto JavaFX e usare questa classe per un'applicazione di tipo diverso, completamente diversa. Il DAO dovrebbe continuare a funzionare anche in un'applicazione molto diversa. Lui offre dei servizi ai livelli superiori, che poi sanno perché. Quindi, in questo caso, significa che l'informazione non me la dai già come stringa che devo mettere dentro, ma come collection in questo caso, list di oggetto studente. Possiamo chiamarlo, non so, list studente by codice di insegnamento. Una cosa di questo genere. Dove ovviamente studente è un bin che devo importare, perché non me lo propone? Studente che hanno bisogno, lo so che non hanno bisogno di type, ce l'ho qua, salvato. Partiamo dalla lista. Java.util. Ah, adesso me lo dà. Quindi la lista la prendo da java.util.list e studente lo prendo dalla mia classe B. Quindi il DAO sì che importa delle cose, adesso ne importerà una vagonata in più. Tutte le cose che stanno sotto i bin. Allora, con questi due metodi, che però non fanno nulla ancora, potremmo già costruire il controller. Il controller, l'unica cosa che ha bisogno di sapere per poter lavorare è che esistono questi due metodi da chiamare. Per non avere errori di compilazione mettiamo il direttore fasulli. Facciamo finta che il codice esista sempre. L'ho scritto qua. E facciamo finta che la lista degli studenti, vabbè, facciamo un bel null. Ma giusto per rendere la sintassi contenta. Ovviamente non fa la cosa giusta, ma... Se vogliamo possiamo andare nel controller e implementare il metodo doCerc. Beh, tutto ciò che ci serve. E quindi, ad esempio, abbiamo il controller ha bisogno di conoscere qual è il codice di insegnamento inserito dall'utente. Da dove lo prende? Lo prende dalla casella di testo. txt corso.getText. Ok? Questo codice 01ABCD controllo che sia valido, quindi se
Allora, per controllare che sia valido devo chiederlo al DAO. Classe DAO che dovrò istanziare, ovviamente, iscritti DAO. Uguale new iscritti DAO. Quindi dico, senti, se il DAO mi dice che il codice di insegnamento è giusto, allora andiamo a prendere gli studenti. Altrimenti ci sarà un errore che txtResult punto append text codice non valido, errore codice non valido. Se invece il codice è valido, allora da questo codice che è valido facciamoci dare l'elenco degli studenti. List studenti, chiamiamo l'elenco, uguale DAO.list studente by codice di insegnamento. List ovviamente è un occhio, la cosa si importa sempre. Perché Eclipse ci tiene che noi rimaniamo svegli, quindi di tanto in tanto come prima scelta ci mette qualcosa che non c'entra niente. DAO.util studenti è bin. E a questo punto, per questo elenco di studenti, basta stampare. Navighiamo l'elenco. Iteriamo sull'elenco. E per ogni valore, per ogni elemento su cui iteriamo, stampiamo. Cognome e nome. S.getCognome, S.getNome. Questo è il controller. Abbiamo fatto un livello di separazione tra la rappresentazione fisica dei dati nel database, le query, eccetera, e ciò di cui l'applicazione ha bisogno di sapere su questi dati, e questo livello di astrazione è costituito dai metodi del DAO. Cioè non si riesce a scrivere il controller senza manco sapere SQL. Sappiamo che esistono i bin. Bin sono chiaramente il linguaggio con cui tutta l'applicazione è scritta, perché rappresenta le informazioni che l'applicazione tratta, è una manciata di metodi di servizio che ci nascondono tutto ciò che concerne il database. Per assurdo, finora non sappiamo neanche ancora, cioè almeno in questo progetto Java non c'è neanche ancora nessun indizio del fatto che i dati siano in un database. Il DAO potrebbe inventarseli o prendere da un file di testo o chissà che cosa. O scaricarli da internet lui da solo, cioè, non sappiamo, va bene. Qui mancano ancora un paio di controlli, che il codice sia stato inserito, che l'elenco non sia null, le aggiungiamo, non è ancora finito e robusto. Però per darci un'idea che la logica del programma c'è già, e è indipendente dalle query che facciamo al database e da come le realizziamo. Ok? Ci siamo fin qua? Dubbi, idee? E allora buttiamoci nel database, finalmente. Cioè bisogna implementare questi metodi. Iscritti DAO. C'è rimasto solo questo da fare. Oltre alla gestione degli errori. Allora, come si fa? Si prende una connection e si lancia una query. Allora, noi avevamo deciso la volta scorsa di
Cioè, ogni metodo del DAO ha bisogno di collegarsi al database. Il DAO, per sua natura, non ha stato. Non ci sono variabili, private qualche cosa. Ogni metodo è chiamabile indipendentemente dagli altri, quindi lui non si fa le query ma non si ricorda i risultati delle interrogazioni che fa. Non spetta a lui ricordarseli. Però ogni metodo, per poter rispondere, deve aprire una connessione al database. In JDBC aprire una connessione significa avere tutta una serie di informazioni sul database, sulle credenziali d'accesso, eccetera, eccetera, che abbiamo detto, non stiamo a ripeterle ogni volta in tutti i metodi, perché poi un domani che devi spostare il programma su un computer diverso e cambia il nome del DB o cambia la password del database, devi andare a toccare in 100 posti diversi. Allora, la volta scorsa avevamo detto, ma perché non mettiamo l'operazione di apertura di una connessione in una classe separata che fa solo quello? E quella classe che ho chiamato DB Connect. Che mi permette di mettere a fattor comune l'operazione di connessione al database. E poi scopriremo che ci torna comodo anche per un altro motivo, quando impareremo a fare connection pooling, quindi gestire molte connessioni contemporanee. DB Connect, cosa fa? Mi offre un metodo, public, connection, get connection. Senza parametri, sta tutto lei. E questo metodo connection, ovviamente restituisce un oggetto di tipo java.sql.connection, possiamo anche definirlo come metodo statico, nel senso che è un metodo che posso chiamare anche senza necessariamente istanziare un'istanza della classe dbconnect. Perché altrimenti devo fare new dbconnect, quindi creare un nuovo oggetto, solamente per chiamare il metodo getConnection, poi buttarlo via, un po' uno spreco, più, se vogliamo, comodo. Così sul driver manager facciamo driver manager.getConnection, non creiamo un'istanza di driver manager, ma chiamiamo un suo metodo statico, riusiamo lo stesso pattern anche qui. Così il programmatore rientra. Questo dbconnect è il mio driver manager di casa mia, via. E cosa devo fare? Beh, io posso definire private final string una costante del JDBC URL uguale HTTP, no, scusate, JDBC due punti MySQL due punti /localhost / il nome del database iscritti corsi, si chiama questo database qua, / no, scusate, punto interrogativo, user o username, perché me lo dimentico sempre? Posso barare un secondo? User uguale root, password uguale niente. Io non ricordo mai se è user o username. E se è password o pass. Vabbè, questa qui è la stringa JDBC a cui collegarci. Che cosa farà il metodo getConnection? Ma non fa altro che ribaltare la richiesta su driverManager.getConnection. Quindi fa le operazioni che abbiamo visto, for name di com.mysql.jdbc.driver e di driver manager.getConnection di JDBC URL. Questo deve fare. Caricare il driver JDBC di MySQL e aprire una connessione.
Poi purtroppo non può fare solo questo perché ci sono di mezzo le eccezioni che rompono le scatole. Per cui questo qua genera un'eccezione di tipo class not found e allora devo gestirla, e quest'altra genera un'eccezione di tipo SQL exception e devo gestirla. Vabbè, però questo è tutto lavoro. Diciamo che in entrambi i casi, se non riesco a generare l'eccezione, posso ritornare null. Dunque, queste sono eccezioni in realtà sono talmente fatali che non ha senso ritornare qualche cosa, conviene interrompere il programma e ripassare l'eccezione a livello superiore. Io però non voglio mandare a livello superiore di nuovo una class not found exception, perché uno chiama get connection e si trova una class not found e dice ma perché mai? Allora un modo è quello di incapsulare queste eccezioni specifiche in un'eccezione più generica che restituiamo al chiamante. Il chiamante se non la gestisce, il programma si interrompe. Quindi vabbè, se ampliamo lo stack trace per vedere cosa è successo, ma poi fermiamo il programma, non ha senso che vada avanti. E quindi possiamo fare throw new runtime exception, ad esempio, che contenga dentro, io uso questo string virgola throwable, quindi vuol dire che gli passo un messaggio e poi l'eccezione che mi era stata causata. Quindi creo una nuova eccezione che annida dentro l'eccezione vera, e con questa nuova eccezione stampo un messaggio driver JDBC non trovato. E la stessa cosa posso fare qua sotto. Ovviamente il messaggio d'errore non sarà driver JDBC non trovato, ma è impossibile connettersi al database. Al momento la nostra applicazione, il nostro controller non sa come gestire questo tipo di errori, quindi facciamo interrompere il programma se succede. Vabbè, però questa classe qui, fatta una volta, è fatta per sempre, nel senso che basta modificare questa stringa davanti e si può collegare a qualunque database con qualunque password. Allora, a questo punto però è il punto di partenza perché il DAO possa fare le query, quindi apre una connessione chiedendola al dbconnect, a questo punto in una istruzione sola ho nascosto tutto quel casino di connessione JDBC. E alla fine dentro farà l'interrogazione che deve fare e alla fine chiude la connessione. Ricordatevi di chiuderla, se no il database a un certo punto non ve la fa più aprire. Tipatico, anche il close genera eccezione. Vabbè, la sistemiamo. Adesso facciamo le query. Abbiamo deciso che noi useremo sempre ed esclusivamente prepare statement. Okay? Quindi qual è l'interrogazione che dobbiamo fare per sapere se un codice è valido oppure no? Allora, noi la sappiamo, sarà così. Select, che ne so, asterisco, from corso, where, codice di insegnamento, uguale ABCD, no? Una query del genere.
Allora, in questo caso ho due possibilità. O non mi restituisce nessun risultato, allora vuol dire che il codice è sbagliato. Oppure mi restituisce qualche risultato, fatemi prendere un codice che esiste davvero, se il codice c'è, mi restituisce una riga con i campi relativi a quel corso lì. Poi a me non interessa i dati, mi interessa solo sapere se c'è. Quindi ci sono due modi per sapere se un elemento c'è o non c'è. Uno è provare a cercarlo e vedi se nel result set, nell'insieme dei risultati, c'è una riga o no. L'altro modo è questo. Select count. Cioè di contami quanti sono quelli che hanno questo codice. E alla fine lui mi dice 1. Oppure se il codice è sbagliato mi dirà 0. Sono equivalenti. A me quelli quali piace di più la prima. Un po' più generale, se vogliamo. Quindi io lascerei la prima. In realtà non mi serve fare select asterisco, mi serve neanche avere tutti i campi, mi serve solamente, se vogliamo, il primo campo. Perché mi serve sapere se è una riga o no? E la forma minima è questa. La tabella potrebbe avere 80 campi, non mi interessa, a me serve sapere se c'è o se non c'è, quindi restituisco il codice stesso. Ti chiedo, senti, ho questo codice, ce l'hai? Sì, eccolo. Oppure no, non ce l'ho. Quindi questa è la query che vogliamo fare. Poi si può fare in 100 modi diversi in SQL, non discuto. Allora, la query che vogliamo fare noi la mettiamo qua, dove ovviamente al posto del parametro specifico ci mettiamo un bel punto interrogativo perché il parametro variabile di questa interrogazione. Giusto? Questo è il template di tutte le query che vogliamo fare. E questo finora è una stringa, ma la devo trasformare in un'istruzione che sa che è capace di fare questa interrogazione. Cioè un prepare statement. Statement uguale connection.prepare statement a cui ti passo questa stringa qua. Questo elemento ovviamente è figlio di java.sql. Ovviamente tutta sta roba qua mi genera da un momento all'altro sempre delle SQL exception, quindi facciamo che fare un try catch all'inizio. Scriviamo dentro qua. Quindi ho preso la connessione, ho definito il template, preparo un'istruzione per fare quella query e poi la eseguo. st.executeQuery. E mi restituisce un oggetto di tipo RealSet, scusate. RS. Sempre java.sql. Questo RealSet conterrà ovviamente 0 righe oppure una riga. Non ne conterrà mai 2 o 3. Perché ne sono sicuro? Ma perché ho fatto una query sulla chiave primaria. E quando interrogo vincolando la chiave primaria, o c'è o non c'è, ma di sicuro non ce ne sono due, visto che la chiave primaria ha la caratteristica di unicità. Quindi in questo result set mi interessa sapere c'è o non c'è almeno una riga. Come faccio a saperlo? Ricordiamoci, result set, sono associati a un cursore, provo a posizionarlo sulla prima riga. Se ci riesco vuol dire che la prima riga c'era. Se non ci riesco a posizionare il cursore sulla prima riga vuol dire che non c'era. Quindi alla fine è if rs.next. rs.next prova a posizionarlo sulla prima riga. Se c'è restituisce true. E quindi poi subito dopo potrei interrogare la prima riga. Non mi serve perché il valore lo so già. A me serve solo sapere se c'era. Se invece la prima riga non c'è, il rs.next passa dalla riga prima della prima alla riga dopo l'ultima e si risponde. Perché non c'erano 0 righe in mezzo. Quindi se rs.next, allora
return true. Cioè il codice esiste e quindi è valido. Altrimenti return false. Sì, poi questo ha ragione lui, nel senso che se faccio il return qua, questo close sotto non verrà mai fatto, quindi scusate. Non posso fare return, anche se so già che devo ritornare true, non devo farlo prima di aver chiuso la connessione, se no la connessione rimane aperta ogni volta che il bottone utente schiava, o meglio utente, non sappiamo dov'è l'utente, ogni volta che qualcuno chiama questo metodo getCodeIns, checkCodeIns, si apre una nuova connessione che rimarrà aperta, fino alla prossima garbage collection di Java, chissà quando arriva, normalmente si stufa prima il database. Allora, proviamo a vedere se questo pezzo va. Il controller lo chiamava già prima, quindi se io metto un codice che non è valido, cosa mi dice? Class not found exception. Già, non ho messo nella libreria JDBC nel progetto. Allora andiamo a prenderla. Parlate anche con me? No. Ditemi. No, ma non abbiate timore. Dubbi, domande, qualcosa che non avete capito? Prima di andare avanti, chiariamoci. Sì. Tolgo un po' di righe bianche così riuscite a vedere tutto insieme. Dimmi. Non sento, scusa. Sì. Ma vado. Qua. Domande su questo? Dubbi? Dice, questo qua è un po' una magia, sto usando un metodo di navigazione del cursore in realtà per interrogare, non esiste in JDBC un metodo che mi dica quante righe ha il result set, non c'è, se no avrei semplicemente scritto if rs.resultset.get numero di righe uguale a 0 uguale a 1, non c'è quel metodo lì, ma non perché se lo sono dimenticato, perché se faccio una query complicata, è relativamente facile per il database darmi le righe una a una, perché le costruisce man mano che mi servono. Ma sapere quante sono deve prima costruirle tutte. Quindi avere il numero di righe di un result set in anticipo è un'operazione costosa. E loro ti hanno detto, allora non lo faccio. Se ti serve, te lo scandisci tutto alla fine te le conti. Oppure vai al fondo del result set, rs.last row, e allora poi te la conti, ma sai che in realtà lui ha già impegnato del tempo. Ma mi ha chiesto di andare sul controller. Il controller che chiama questo metodo è questo. Do cerca, prende dall'utente il codice di insegnamento, crea un nuovo DAO, cioè la classe che stavamo implementando, e dice, caro DAO, controllami checkCodeIns, controllami il codice di insegnamento che l'utente ha appena inserito. Vero o falso? Dimmi. Sì. Non
Normalmente no, perché adesso noi non lo facciamo, non ci arriviamo a questo, però se uno dovesse progettare un progetto più complesso, innanzitutto dichiarerebbe i metodi non nella classe DAMO ma in un'interfaccia. Definiresti un interface che ha tutti i metodi. Perché? Perché tu potresti avere diverse implementazioni del DAO che hanno gli stessi metodi, ma che lavorano magari con versioni diverse del database. Allora, la classe con cui lavori è una classe che può venire generata, che può cambiare, che quindi può essere costruita dinamicamente. Allora, non puoi avere dei metodi statici, perché se hai un metodo statico devi cablare qua dentro il nome della classe. In questo caso, iscritti DAO è una classe. Se fosse un'interfaccia, noi dovremmo semplicemente modificare questa new e tutto il resto funzionerebbe. Perché avremmo un'istanza di un oggetto concreto che comunque rispetta un'interfaccia. Cioè avere qualcosa di statico, alla fine ti dice, è così e non può che essere così. Invece noi sul DAO ci siamo prima vantati di dire, ma guarda che ho chiamato dei metodi, non so neanche se i dati fossero nel database o in un file di testo o chissà dove. E nessuno ci vieterebbe di implementare un altro DAO che ha esattamente gli stessi metodi ma implementazioni completamente diverse. Per renderlo chiamabile però devono nascondere i metodi dietro l'interfaccia e quindi non devono essere statici. Quindi è questa la ragione. Sul? Sì? L'ho messa fuori? Perché? Ma perché così è più facile da vedere. Se devo cambiarla so che è la prima riga, non devo andare a cercare in mezzo al codice dove è definita la stringa. Tutto lì, solo perché salta al log. In realtà il posto giusto in cui metterla sarebbe in un file di configurazione esterno, un file di properties che metti nel progetto. Però cerchiamo di isolare il più possibile le cose che cambiano in modo da non toccare le cose che non devono cambiare. Altri dubbi? Possiamo provare se funziona? Se fa qualcosa? Allora, proviamo a far run. Allora, se io inserisco... Ah no, scusate, eravamo bloccati prima perché mancava il driver. Quindi vado a prendere, dicevo, faccio una cartella lib. Prendo dal mio computer, da qualche parte ci sarà installato... MySQL. Prendo il connector, la cosa più semplice è copiarlo qua, non è la cosa più efficiente, ma e l'aggiungo al build path. Quindi adesso dovrebbe no, connector. Metto un codice non valido. E si pianta, ovviamente, cosa ho dimenticato? Allora. Certo. Allora, proviamo a leggere anche le eccezioni. Java.sql, .sql exception, quindi un'eccezione a livello di JDBC, no value specified for parameter 1. Però vuol dire che alla riga dove, andiamo a vedere dov'è l'errore, è stato generato, tanta bella roba, tutte classi di libreria, andiamo a cercare la nostra, eccola qua. Iscritti controller.java, ma in realtà era prima anche. Vabbè, in realtà noi sappiamo dov'è. Eccola qua. Andando all'indietro, quello che ci interessa è la prima classe nostra, la prima che incontriamo, è quella più vicina alla fonte dell'errore. Poi questa eccezione è stata propagata anche al controller, ovviamente al main, ma qua la colpa è qui. Ho fatto execute query e lui mi dice, va bene, bravo, però questo prepare statement c'è un punto interrogativo, mi vuoi ben dire quanto vale questo punto interrogativo? Sì, scusa, mi sono dimenticato, lo dico subito. Statement.setString codings. 1, virgola codings.
Cioè il primo parametro, che è anche l'unico, in questa query, per eseguire la query, impostalo al codense, codice di insegnamento. Riproviamoci. Errore, codice non valido. Abbiamo vinto. Cioè, nel senso che per scrivere errore codice non valido, lui ha fatto la query, ha capito che questo codice qui non è valido. Proviamo a mettere uno valido, tipo questo qua che avevamo usato prima per provare. Oh, adesso mi dovrebbe stampare l'elenco, ma non me lo stampa perché non l'ho ancora fatto. Quindi di sicuro si pianta. Infatti non scrive nulla, ma in compenso Eclipse ogni volta genera un'eccezione, null pointer exception qua, perché elenco non è ancora stato generato. Cosa manca? Manca l'implementazione di list studente by codense. Ce la fate ancora? Facciamo una pausa. Pausa. Andiamo dopo. Quarto d'ora.